Reduc, per poter misurare le stelle doppie, ha bisogno di conoscere due parametri, che sono l'angolo di cui è inclinata la camera di ripresa e la scala d'immagine in arcosecondi a pixel. Per fornire queste informazioni a Reduc ci sono vari metodi. Il più semplice è quello di riprendere una stella di calibrazione di cui siano ben noti la separazione e l'angolo di posizione e far elaborare questa stella a Reduc mediante il cosiddetto processo di calibrazione. Io ho ripreso queste tre doppie, di cui la STFA26 sarà utilizzata come stella di calibrazione. Infatti di questa stella ci sono disponibili misure del 2011 e quindi può essere utilizzata per tarare il sistema. Andiamo ad aprire Reduc, ovviamente facendo un doppio clic sull'iconcina del programma. Allarghiamo la finestra massimizzandola e cominciamo a effettuare questa sessione di misura. La prima cosa da fare, come dicevo prima, è la calibrazione del sistema. Come mostrato, ci sono tre file di filmato, di cui uno sarà utilizzato per la calibrazione. Reduc non lavora sui filmati, ma lavora sulle immagini, BMP, TIFF o altri formati, in ogni caso immagini. Ha comunque un tool di conversione che si chiama AVI, quindi si clicca sul file, poi si clicchiamo su AVI e andiamo a scegliere l'AVI che vogliamo utilizzare. Andiamo nella nostra cartellina, dove troveremo i nostri tre AVI. L'AVI che vogliamo utilizzare per la calibrazione è quello relativo alla STFA26. Per evitare di rendere molto disordinata questa cartella, creiamo una cartellina, una sottocartella, che chiameremo appunto STFA26 e spostiamo il nostro filmato all'interno di questa cartella. Dopodiché ci rientriamo, selezioniamo il filmato, clicchiamo su Apri e poi cliccheremo su Convert. Adesso dobbiamo dare un nome ai file di immagine che creerà e li chiameremo ovviamente STFA26. Clicchiamo su Salva e lui rapidamente creerà per ogni frame un file di immagine. Erano 20 frame, il filmato ha creato 20 file di immagine. A questo punto apriamo i nostri file, clicchiamo su Apri. Il programma si posiziona direttamente nell'ultima cartella aperta, quindi abbiamo i nostri 20 file, li selezioniamo tutti, tenendo premuto Shift, e clicchiamo su Apri. In questa colonna a sinistra vedremo tutti i file che sono stati aperti e quali di questi sono selezionati e quali deselezionati. Ovviamente possiamo cliccare sul punto di spunta per selezionarli oppure no. Vediamo che in questo momento sono selezionati tutti e 20 file. Potremmo anche decidere di ordinarli secondo una delle tecniche descritte nel tutorial, ma in questo caso non ha importanza ordinarli, li possiamo lasciare nell'ordine in cui sono stati ripresi. Vediamo subito che Reduc tenta di individuare la componente A del sistema. In questo caso è semplice perché le due componenti sono sbilanciate e quindi mette un quadratino intorno alla primaria. Le dimensioni del quadrato si possono aumentare o diminuire agendo su questa slide. Mettiamoci in una dimensione tale che la primaria sia completamente racchiusa, dopodiché clicchiamo su finestra e clicchiamo su elaborazione in modo da far aprire la finestra di elaborazione. Poiché siamo in una fase di calibrazione, clicchiamo ovviamente su calibrazione e scegliamo la camera di ripresa. Nel mio caso la TIC2HS. Non fosse presente la camera di ripresa, si può cliccare su questo pulsantino e aggiungerla mettendo il nome della camera e le dimensioni dei pixel e poi cliccando su OK e andandolo a selezionare ovviamente all'interno di questo menu a tendina. Ritorniamo sulla TIC2HS. Occorre anche dire due parole sul preorientamento. È opportuno che che si fornisca a Reduc un orientamento di massima del sistema. Nel mio caso il nord è verso l'alto, l'est è verso sinistra e quindi il preorientamento è già quello giusto, altrimenti basta cliccare sulle freccette per cambiare sui bottoncini per cambiare il preorientamento. Andiamo adesso a vedere come si forniscono al sistema i dati su cui poi lavorerà. Niente di più facile in questo caso in cui le stelle sono ben definite e non molto simili tra di loro come magnitudine. Si clicca sulla primaria e poi si clicca su componente A, tasto sinistro sulla secondaria e si clicca su componente B. A questo punto autoreduc e il sistema fa praticamente tutto da solo. Bisogna fare attenzione che durante questa fase il quadratino verde resti sempre sulla componente che noi riteniamo la componente A.
perché Reduc potrebbe confondersi e prendere come primaria questa seconda componente. In quel caso bisogna intervenire in questo foglio di calcolo e cancellare e far ripetere la misura. La calibrazione è praticamente finita. L'unica cosa che possiamo fare per vedere la bontà dei nostri dati, clicchiamo su misura e andiamo a vedere che non ci sia nessuna riga in questo file evidenziata in Puxia. In realtà manca ancora un passaggio nella calibrazione, ovviamente dobbiamo fornire al sistema i dati della stella di calibrazione, che sono l'angolo di posizione, che nel nostro caso è 33 gradi, e poi la separazione, che nel nostro caso è 38,8 secondi. A questo punto effettivamente è davvero finita la fase di calibrazione. Andiamo un attimo, come dicevo, su misura, clicchiamo su questo tab e andiamo a vedere se ci sono dati evidenziati in Puxia. I dati evidenziati in Puxia sono quelli il cui valore si discosta molto dalla media e quindi possono provocare degli errori non trascurabili. Quindi si evidenzia questa riga. Vediamo se è il file STFA 260014, quello che è andato in errore, lo cancelliamo, ci ricordiamo del 14, così eventualmente possiamo anche reinserirlo a mano. Dopo averne cancellato uno, diventano fucsia anche questi altri, che sono il 5 che possiamo cancellare tranquillamente e il 17 che possiamo cancellare. Riverifichiamo, non ci sono più dati in fucsia, ci possiamo accontentare del 17 file d'immagini per la calibrazione e andiamo a vedere i risultati. I risultati sono una rotazione della camera di 4,57 gradi e un campionamento, una scala di campionamento di 0,55 arcosecondi a pixel, che equivalgono più o meno ad una focale equivalente di 2800 mm per il mio sistema. E poiché ho ripreso al fuoco diretto di uno Smith Cassegrain da 10 pollici F10, che ha una focale nativa di 2500 mm, a cui ho aggiunto un blip mirror, ho ottenuto un valore che è abbastanza in linea con quanto mi aspettavo. A questo punto possiamo passare alla fase di misura vera e propria. Ci dobbiamo ricordare di cliccare su misure, l'ho già fatto, e di pulire il foglio di calcolo. Cancella queste misure, sì. A questo punto i valori di rotazione della telecamera e di scala d'immagine restano memorizzati e possiamo andare a misurare tutte le stelle che abbiamo ripreso in quella serata con questo setup senza aver mai toccato ovviamente la telecamera. A questo punto proviamo a misurare per esempio la nostra stella STF 1603, che come ricorderemo è in file AVI, quindi dobbiamo riconvertire. Andiamo a cercare nella nostra cartellina, eccola qua, VDS 1603. Come prima creiamo una cartella STF 1603 in modo da non creare confusione, la mettiamo al suo interno, la selezioniamo, clicchiamo su apri e facciamo la conversione. La chiameremo ovviamente STF 1603 e la metteremo nella cartella STF 1603. Ecco fatto. Aspettiamo che questo file era formato da 32 frames. A questo punto è finita la conversione, possiamo andare ad aprire le nostre 32 immagini, sempre ovviamente nella cartella giusta. Allora, vediamo un altro metodo di selezione, sono quelli classici ovviamente. Clicchiamo sui dettagli e possiamo selezionare in questo modo tutte le immagini e poi cliccare su apri. Le 32 immagini sono aperte, sono tutte selezionate. In questo caso le due stelline sono di componenti che hanno magnitudine molto simile, quindi quando andremo a fare la riduzione automatica c'è un rischio di errore. Vediamo perché. Innanzitutto possiamo abbassare un po' la dimensione del riquadro e possiamo cliccare su tasto sinistra sulla prima componente, clic su componente A, tasto sinistra sulla seconda componente, clic su componente B. E clicchiamo su Autoreduc. Durante questa operazione osserviamo che in qualche caso il quadratino verde va sulla seconda componente. In quei casi Reduc sbaglia a identificare la primaria. Ecco, questo è un secondo caso. Un terzo caso. Ok, abbiamo visto tre casi che però possiamo andare a rianalizzare. Clicchiamo sul nostro foglio di calcolo e scendiamo con la freccetta piano piano e vediamo se la stellina, se il quadratino verde si sposta. Ecco, su questa stella che è la 006
c'è un errore. Allora, la deselezioniamo, la cancelliamo dall'elenco e andiamo avanti. Anche sulla 19 c'è lo stesso errore, la deselezioniamo, la cancelliamo dall'elenco. Sulla 21 c'è lo stesso errore, la deselezioniamo e la cancelliamo dall'elenco. Se siamo stati ben attenti non ce ne dovrebbero essere altri con questo errore. Perfetto. Se a questo punto io queste stelle comunque voglio continuare a farle elaborare, quello che ho deselezionato, anche se in questo caso non è necessario, però posso fare così. Clicco sulla stella 21, per esempio, sull'immagine 21. Tasto sinistro sulla stellina, voglio lasciare aperto questo qua, in modo da vedere cosa succede. Allora, tasto sinistro sulla primaria, tasto destro, lui ha registrato i valori della primaria. Tasto sinistro sulla secondaria, tasto destro, ha registrato anche i valori della secondaria. Potrei fare lo stesso anche per queste altre due. A questo punto, l'operazione di misura è praticamente conclusa. Posso rientrare in questo tab come prima per cancellare le misure evidenziate in Wuxia. Cancello questa, non ce ne sono altre. Quindi io avevo selezionato 30 stelle, perché erano 32, 3 me le ha tolte, una l'ho aggiunta, ne ho cancellato una, alla fine ho fatto la procedura di misura su 29 stelle. Il sistema mi ha restituito un angolo di posizione di 81,9 gradi e una separazione di 22,28 secondi d'arco. Questa stella era stata misurata, aveva l'ultima misura del 2008 e aveva un angolo di posizione di 84 gradi e una separazione di 21,7 secondi d'arco. Quindi abbiamo ottenuto valori molto vicini a quelli del 2008, anche se non perfettamente identici. A questo punto occorre approfondire magari con altre misure e con altre riprese e eventualmente comunicare alle varie istituzioni, in primis il VTS, i nuovi valori ottenuti e le nuove misure di questa stella. A questo punto si può creare un file di log, oppure si possono creare tutta un'altra serie di cose accessorie che però non sono strettamente necessarie. In realtà la misura a questo punto è conclusa, si può chiudere ovviamente il sistema dopo aver annotato i risultati ottenuti, che abbiamo sempre qua in finestra se eventualmente ce ne fossimo dimenticati, e si può chiudere Reduc e la sessione di misura è finita.